Ciao a tutti! Quest'oggi vi farò vedere come costruire dei circuiti base utilizzando la redstone. Per mostrarveli, porrò come compito l'attivazione di una lampada di redstone in più modi, utilizzando i vari circuiti. Io userò la lampada, ma tenete conto che le stesse cose si possono fare con qualsiasi blocco che viene attivato con la redstone, come ad esempio le porte, i pistoni e la TNT. Cominciamo con il circuito più semplice di tutti, chiamato YES. Mettiamo una leva e colleghiamola alla lampada con della redstone. In questo caso, se non diamo un segnale di redstone, la lampada rimarrà spenta. Se glielo diamo, la lampada si accende. Nulla di più semplice. Il prossimo è l'opposto dello YES e viene chiamato NOT. Questa volta mettiamo la leva su un blocco e dietro di essa mettiamo una torcia di redstone, per poi collegarla alla lampada. Questa volta la lampada è accesa, ma quando noi andremo a dare un segnale di redstone, essa si spegnerà. Questo circuito si può utilizzare ad esempio per avere una porta di una stanza sempre aperta, con una leva all'interno della stanza che una volta tirata la chiude. Come prossimo circuito faremo quello chiamato OR. Ora useremo due leve e le collegheremo entrambe alla lampada di redstone. Di base la lampada è spenta. Se attiviamo una leva si accende, se attiviamo l'altra si accende e si accende anche se attiviamo entrambe. Questo circuito è alla base per avere una porta che può essere aperta sia dall'interno che dall'esterno. Il prossimo è l'end, che risulta essere leggermente più complicato da fare degli altri. Questa volta mettiamo le due leve. Sopra ad entrambe una torcia di redstone. Colleghiamo le due torce e dietro mettiamo un'altra torcia, per poi collegarla alla lampada. In questo caso, la lampada è spenta. Se noi attiviamo una leva, rimane spenta. Se attiviamo l'altra, rimane spenta. Ma se attiviamo entrambe, si accende. Questo collegamento può essere utile per fare un sistema di sicurezza per attivare della TNT, che necessita di due attivazioni per innescarla. Come ultimi due abbiamo il NOR, che è l'opposto dell'OR. Si fa mettendo le due leve, collegandole con una striscia di redstone e mettendo un blocco con su della redstone e una torcia dalla parte della lampada. Questo collegamento ha la funzione inversa dell'OR. La lampada è accesa, ma se attiviamo una delle due leve, o entrambe, si spegne. E infine abbiamo il NAND, l'opposto dell'END, che risulta addirittura più semplice. Si costruisce esattamente come l'end, ma senza mettere la torcia di redstone dietro. Inizialmente la lampada è accesa. Attivando le due leve singolarmente rimarrà accesa, ma attivandole entrambe si spegnerà. E con quest'ultimo circuito è tutto. Spero di avervi insegnato delle cose utili da applicare ai vostri congegni di redstone, e noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao a tutti!